Io sono stato accusato di cose infamanti. Parliamo di accuse che vanno dalla vendita di mozzarella DOP che non era DOP, di mozzarella fatta con latte infetto da brucellosi. Io leggo tutto, lo sento quello che sta dicendo lei. È una grande bulla. Nella sua cella frigorifero non c'erano delle cagliate congelate senza etichetta? Dottoressa, ma lei è così accanita contro la nostra tipologia campana? Io vorrei capire chi la paga. L'uomo che parla è il proprietario di un caseificio di Castel Volturno, in provincia di Caserta, una delle 94 aziende della zona autorizzate a produrre mozzarella di bufala campana, DOP. Il suo nome è finito nelle carte di quest'inchiesta condotta dalla procura di Santa Maria Capuavetere, che ha messo in luce un sistema corrotto di certificazioni di mozzarella di bufala campana, DOP. In pratica, secondo gli inquirenti, sul mercato sarebbero finite mozzarella di bufala campana DOP che DOP non erano. Prodotte con latte infetto da brucellosi, una malattia infettiva contagiosa che dagli animali può trasmettersi all'uomo, o con cagliate decongelate di cui mancava in etichetta l'indicazione di origine. E chi avrebbe dovuto controllare, stando alle carte, non lo ha fatto. Ci sono delle intercettazioni, delle telefonate che dimostrano che voi vi mettevate d'accordo con i veterinari e con i controllori. Saluto alle leggi, lei ha sempre da perdere, grazie alle leggi. Queste caseifici c'era latte non tracciato, c'erano cagliate non tracciate che non provenivano comunque congelate dall'allevamento, congelate, c'è stato un abuso del vaccino antibrucellotico. Un vaccino che per legge può essere somministrato solo alle bufale che hanno meno di 9 mesi e che invece in questo allevamento sarebbe stato inoculato anche in capi adulti per evitarne il decesso, contaminando così il latte destinato alle mozzarelle. Cosa accade? Accade che il vaccino con la brucella viva passa anche al latte. Quindi ci sono dei rischi anche per la salute umana, cioè per chi mangia quella mozzarella questo fatta con latte infetto. Andare, sì. Ma l'inchiesta, iniziata nel 2012, ha coinvolto anche veterinari e dirigenti degli organismi di controllo, che avrebbero dovuto vigilare su tutte le fasi del processo produttivo. Sono stati falsificati dei controlli, come almeno l'indagine ha accertato. Quindi veniva ad esempio definito latte idoneo alla produzione, un latte che idoneo non era, oppure... O il controllo materialmente non veniva effettuato. Alcune di queste persone che avrebbero dovuto controllare avvisavano addirittura le aziende dell'arrivo di un'ispezione. C'era un sistema di compiacenze fra ditte indagate, fra veterinari, quindi saltando questa prima fase di controllo, che è totalmente importante, salta tutto il sistema. Eppure ancora oggi l'azienda sotto indagine fa parte del consorzio per la tutela della mozzarella DOP di bufala campana. Questa azienda è ancora parte del consorzio, cioè una delle aziende che continua a produrre mozzarella di bufala DOP. Non ci sono delle regole anche etiche, un codice etico che prevede c'è un che un'azienda etico che infrange le regole venga esclusa? Il decreto 297/2004 prevede proprio che sia il ministero che possa sospendere un soggetto dalla possibilità di marchiare una DOP, non il consorzio. No, noi non possiamo andare contro una normativa nazionale. Quindi è previsto in caso di condanna l'esclusione da questo disciplinare? Forza, perché noi non in via precauzionale. Così, in attesa che il giudice stabilisca l'effettiva colpevolezza del caseificio, latte infetto e cagliate sono stati sequestrati, così come i capi vaccinati illegalmente contro la brucellosi. E l'azienda continua la sua produzione. Ma quali sono le regole che il disciplinare impone a chi produce mozzarella di bufala DOP? Ce lo spiega Alfonso, che da 30 anni gestisce questo caseificio a pochi chilometri da Caserta. Innanzitutto che deve essere solo latte di bufala al 100%, tutte bufale iscritte all'anagrafe, tutte bufale che hanno tutte le certificazioni sanitarie possibili e immaginabili. Il latte deve essere prodotto nell'area geografica di appartenenza della DOP. Quindi di bufale che stanno in questa di zona. Che stanno nell'area DOP e deve essere trasformato entro le 60 ore dalla mugitura. Noi abbiamo dei controlli nostri interni che sistematicamente mettiamo in atto tutte le settimane. Avete anche dei controlli in azienda poi voi sul prodotto finale o nel punto vendita? Certo, a parte che abbiamo i controlli da parte delle ASL 2-3 volte a settimana, poi ci sono i prelievi nei punti vendita, ci sono le campionature sul prodotto finito, le campionature di latte, la mozzarella di bufala campana è il prodotto più controllato nel comparto agroalimentare italiano. Ed è proprio per garantire un prodotto di qualità che l'intera filiera viene sottoposta a un sistema di controlli. Un sistema che a grandi linee funziona così.
Lo Stato affida a un organismo chiamato Accredia il compito di stabilire quali enti possono rilasciare il marchio di origine protetta e certificare quindi la qualità di quel prodotto. Spetterà proprio a questi enti verificare che i disciplinari di produzione siano seguiti alla lettera e che un prodotto venduto come DOP lo sia davvero. A vigilare sull'intero processo sarà poi l'Ispettorato Centrale Repressione Frodi, istituito presso il Ministero delle Politiche Agricole. In pratica, un'azienda che vuole produrre un prodotto DOP deve seguire delle regole ben precise e un organismo di certificazione deve controllare che sia tutto in ordine, eseguire i controlli e rilasciare il benestare. Ma sapete chi paga questo organismo che deve effettuare i controlli? La stessa azienda che viene controllata. In pratica, i controllori sono pagati dai controllati. Col rischio che i due si mettano d'accordo e che magari chi deve controllare chiuda un occhio in cambio del rinnovo dell'incarico. Un po' come, secondo l'accusa, sarebbe successo in questo caso. Ci sono delle intercettazioni, delle telefonate che dimostrano che voi vi mettevate d'accordo con i veterinari e con i controllori. Io vorrei capire chi la paga. Lei ha sempre detto, io no.